Pace, mi chiamo Aurora e vorrei raccontarvi la mia testimonianza di come ho conosciuto il Signore. Sono nata nel 1998, sono la primogenita dei tre figli. Mia mamma ci ha sempre istruito nella fede cristiana evangelica fino a quando avevo 8 anni. Poi purtroppo mia mamma si è allontanata dalla fede e così smettemmo di frequentare la comunità e da allora diverse cose sono cambiate in casa, in peggio. Io sono sempre stata una bambina timida, chiusa, vedevo negli altri quello che non riuscivo a vedere. Cercavo di essere simpatica, divertente, carina, come le altre bambine, ma non riuscivo, questa cosa mi buttava un po' giù. E questa mia attitudine me la sono portata dietro per diversi anni. A parte queste cose, in generale ho vissuto un'infanzia abbastanza tranquilla e non mi è mancato nulla. Le cose sono iniziate a peggiorare quando iniziai le superiori. Il desiderio di voler essere come le mie coetanee mi portò a ribellarmi contro i miei genitori, a essere sempre in litigio con la mia famiglia. Avevo tanta invidia, rabbia, rancore. Tristezza. Il peccato mi stava consumando e mi stava facendo soffrire sia a me che alla mia famiglia. Ma ero talmente accecata dal peccato che continuavo a vivere come volevo, nella mia ribellione e speravo che un giorno, quando sarei potuta finalmente andarmene via di casa, avrei potuto fare tutto ciò che volevo e avere una certa libertà. Tempo passava e più un vuoto cresceva nel mio cuore. Io vivevo di amarezza, di ansietà e di paura. Avevo paura del futuro, paura della morte. Mi chiedevo che senso avesse vivere e soffrire per poi morire. E poi sapevo che c'è un Dio, sapevo che c'è un paradiso, un inferno, ma tante cose non riuscivo o non volevo accettarle. Un giorno iniziai a vedere una luce in fondo al tunnel. Ebbi la possibilità di frequentare le riunioni di culto grazie a un fratello che mi passava a prendere. E per me questo fu di grande benedizione e fu un modo per potermi riavvicinare a Dio. Avevo 15 anni, ma ci volle circa un anno prima che aprissi veramente il mio cuore al Signore. E accadde così. Nonostante appunto frequentavo le riunioni di chiesa, ancora continuavo nella mia ribellione. Più tempo passava e peggio era. Con mia madre sapevo soltanto litigare e anche per mio padre non ero una buona figlia ed ero una pessima sorella maggiore per i miei fratelli. Più il tempo passava e più mi rendevo conto che orrore stavo diventando, come mi stavo rovinando con le mie stesse mani, attraverso cattive compagnie e con il brutto comportamento che avevo. Sentivo come un macigno nel mio cuore, un peso enorme e insopportabile ed era il peso del peccato. Mi resi conto di essere una peccatrice e di trovarmi in un pantano fangoso e che non potevo liberarmi da me stessa. Sapevo che solo uno poteva liberarmi da quella fossa in cui mi ero cacciata da sola, Gesù. Pregai Dio, lo cercai, lo invocai, lo supplicai di liberarmi, di farmi nascere di nuovo, perché la vita che stavo vivendo non era vita. Ed egli mi rispose, mi lavò col suo prezioso sangue. Col sangue che il suo amato figlio, Cristo Gesù, ha sparso per me e per te su quel duro legno della croce più di 2000 anni fa e che ancora oggi è potente da salvare, da redimere, da guarire, da liberare. E io ne sono un esempio. Da allora la mia vita è cambiata completamente. Egli ha tolto quel buio nel mio cuore, mi ha fatto una nuova creatura, una sua figliola. Cambiò il mio cuore, la mia vita. Cambiò il mio atteggiamento verso la mia famiglia. Non provavo più rabbia, non provavo più il desiderio di ribellarmi, di fare ciò che loro mi impedivano di fare. Ma anzi, avevo amore e compassione, avevo comprensione. E il Signore ha continuato a cambiarmi, a modellarmi e a portare avanti l'opera sua in me, a santificarmi e a farmi crescere nelle sue vie. Non posso non ringraziarlo per ciò che Egli ha fatto in me e nella mia casa. La sua bontà dura in eterno. Le difficoltà non sono mancate, come neanche la sua presenza e la sua guida. Dopo circa 2 anni dalla nuova nascita, il Signore mi fece un dono meraviglioso, che è molto più di un dono. Mi battezzò nel suo Santo Spirito, la terza persona della divinità.
con l'evidenza del parlare in altre lingue. E fu così. In un momento di lode e preghiera iniziai a lodare Dio in altre lingue, a lodarlo con tutto il mio cuore e a sentire la sua presenza così forte, una gioia, una pace che non si può descrivere. Ero in ginocchio, ma mi sembrava di non toccare terra. Il Signore è così grande e meraviglioso. Noi non meritiamo nulla da Lui, nulla di tutto ciò che Egli ha fatto per noi, ma il suo amore è senza fine. Ho sperimentato la sua pace e conforto nei momenti di prova, la sua correzione quando ho sbagliato, la sua presenza viva e vivente nella mia vita, la sua guida, il suo aiuto, il suo soccorso, la sua protezione, la sua mano che con dolcezza delle volte, altre volte con durezza, ha modellato con precisione la mia vita. E ancora oggi continua la sua opera in me e io prego e spero che nonostante le mie mancanze e i miei difetti, egli possa ancora modellarmi e usarsi di me per la sua gloria. A lui sia la lode, la gloria e l'onore che il benedetto in eterno. Amen. Vorrei fare anche un invito. Se ancora non hai sperimentato l'amore di Dio, se ancora non conosci quanto Dio ci ama, di credere in Lui, di confessare a Lui i tuoi peccati e le tue mancanze, perché ognuno di noi, ogni essere umano sulla faccia della terra, ha peccato ed è privo della gloria di Dio. Ma il Signore ci ama di un amore così grande che noi non riusciamo, o forse non riusciremo mai a comprenderlo. Il Dio esiste, il Dio ci ama e ha dato suo figlio, un figlio meraviglioso, che ha dato la sua vita per noi, ha versato tutto il suo sangue per noi e quel sangue ci purifica. Noi non potevamo salvarci da noi stessi, noi non potevamo pagare per le nostre colpe, per i nostri misfatti. Noi non siamo e non saremo mai giusti davanti a Lui, ma Egli ci giustifica. Non perché noi meritiamo qualcosa, perché noi non meritiamo nulla, ma perché Egli è buono, perché Egli ci ama. Ma come Egli ci ama, Egli è anche giusto, Egli è anche santo e è anche un fuoco consumante. E per chi lo rinnega, per chi lo rifiuta, per chi lo bestemmia, per chi non crede in Lui, l'ira di Dio è su di Lui. Perciò ti incoraggio in questo momento a chiudere i tuoi occhi e a cercare Dio con tutto il tuo cuore. Non è così difficile, non è come ce l'hanno fatto credere, facendo chissà quale pellegrinaggio, chissà quale preghiera recitata. No, non è così. Non siamo noi che dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Dio, perché è Dio che si è avvicinato a noi attraverso suo figlio, Cristo Gesù. E a coloro che credono in Lui, lo invocano con tutto il proprio cuore. Egli li lava dai propri peccati, Egli ci lava, ci purifica, ci fa nascere di nuovo e la condanna, l'inferno non fa più parte dei suoi figli, la morte non fa più parte dei figli di Dio. Lo so che possono sembrare parole strane, ma è la verità. Io queste cose le ho sperimentate nella mia vita e vi incoraggio anche a voi a fare questa esperienza. Tutto qui. Spero che possa essere di incoraggiamento per qualcuno e che Dio vi benedica.